Oggi il coordinamento della terapia intensiva hanno fatto arrivare al presidente Fontana e a tutti voi un vero e proprio grido d'allarme, e cioè la situazione dalla loro angolatura, dal loro punto, dalla loro trincea, che è quella di essere lì a ricevere coloro che sono nelle situazioni più gravi, è quella che ci chiedono di mettere in campo misure forti per provare ad arginare l'ondata che quotidianamente si presenta all'interno dei nostri presidi ospedalieri. Regione Lombardia, come io e il presidente Fontana e i colleghi vi testimoniamo tutti i giorni, sta veramente facendo cose che neanche noi potevamo immaginare si potessero fare in così poco tempo. Il sistema che sta dimostrando di essere reattivo, forte, solido, ma è messo oggi in una grande momento di tensione. La linea in cui si arriverà a una incapacità dei sistemi di dare una risposta si avvicina drammaticamente, perché pensate che a oggi abbiamo destinato alle terapie intensive per i pazienti Covid 481 posti, e continuiamo quindi a ricavarne, a convertirne, ad aprirne di nuovi con le metodologie che vi ho raccontato anche negli scorsi giorni. Ma chi è in trincea dice: rischiamo di arrivare a un punto in cui non siamo nelle possibilità di dare la giusta risposta in termini di qualità di cura a chi ne ha bisogno. E anzi, qualcuno ci ha detto nei nostri presidi lo sforzo di dare a tutti il meglio viene messo a dura prova, e ognuno di noi sta dando veramente tutto quello che ha, non dormendo e lavorando al meglio. E noi abbiamo raccolto con grande senso di responsabilità questo accorato appello che viene da chi è in prima linea, e per questo abbiamo condiviso queste riflessioni che vengono poi corroborate dai dati di assoluta crescita. Io vi ho raccontato e evidenziato già in altre volte come il giorno 28, per esempio, e quindi giovedì scorso, e quindi 9 giorni fa, il numero di persone ricoverate nella terapia intensiva era di 50, e dopo 9 giorni oggi siamo a 359, cioè in un arco di tempo brevissimo il numero delle persone che hanno avuto bisogno della terapia intensiva è cresciuto in maniera, voglio dire, esponenziale.